chiesa parrocchiale, che è dedicata all'Annunciazione della Beata Vergine Maria. È nata come la chiesa di un monastero carmelitano. Sei bello. Qui precedentemente c'era un'altra chiesa più piccola, di cui rimane solo il campanile. Lo sapevo. I carmelitani hanno voluto questa chiesa impegnando energie e volendola sontuosa, bella, accogliente. Purtroppo si sono fermati solo pochi anni dopo averla conclusa. È un caso dal punto di vista artistico un po' unico qui nel Basso Mantovano. Ecco, una chiesa tardo-barocca che di per sé non ha elementi proprio originali, però ha saputo coniugare un po' in modo originale tante cose che altrove si possono già vedere anche a Mantova. Un caso strano è che non conosciamo l'ideatore, il progettista. Ed è una chiesa oltretutto che in questi 2 secoli di storia ha saputo affrontare e superare molte prove. Ecco, l'ultima che l'ha messa veramente in pericolo è stata la guerra. Quando voi entrate la trovate veramente come una festa di luce, di colori, e al centro c'è il mistero di un Dio che si rende presente anche grazie alla disponibilità di una donna, Maria. E allora vedrete dietro l'altare, quasi come uno sfondo che vuole illustrare questo mistero, 3 grandi immagini, l'Immacolata Concezione, Maria figlia, poi al centro l'Annunciazione, la verginità di Maria, e poi dall'altra parte la Natività, Maria che è madre. E il nostro patrono è un'eredità che abbiamo avuto dai padri carmelitani. Ed è un santo che ha le radici lontane, perché è trapanese, è Santa Lucia, e la sua festa è il 7 di agosto, con la reliquia che portiamo solennemente in processione, andiamo a benedire il fiume perché non sia elemento di paura e di minaccia, ma sia elemento amico. Proprio di fianco all'altare della Madonna è conservato il sepolcro di un mio predecessore, Don Bartolomeo Grazioli. È uno dei martiri di Belfiore, impiccato sotto il potere austro-ungarico, nei famosi moti che hanno portato poi all'unità d'Italia, e anche lui è tra queste vittime. E siamo 5 parrocchie che collaboriamo.